dire il mio ringraziamento alla cittadella e a questi amici della cittadella che dobbiamo dire con tanta fedeltà proseguono un cammino che è stato lungo, un cammino che io ho iniziato qui del 61 a 18 anni, un cammino in cui siamo invecchiati insieme, questa è la verità, per cui sono sempre anche, vi dico la verità, un po' commosso quando torno a questo corso, ricordandomi proprio tutto quello che ho vissuto e imparato qui, da quegli anni prima del Concilio, ripeto, il 61, diciottenne mi ha visto presente a questo corso, fino a questa mia età, ormai stagionata, ma nella quale le cose diventano davvero importanti per ciò che hanno significato nella vita. E ringrazio anche della presenza il Vescovo Domenico, che è sempre stato nei confronti miei e della mia comunità un Vescovo veramente amico e paterno. Concludere il vostro itinerario sarebbe davvero una pretesa. In realtà io semplicemente voglio fornirvi alcuni tasselli che possono aiutare il percorso che voi avete già fatto e renderlo pieno di speranza, pieno di fede in questo momento che noi viviamo. Parto da una parola poco conosciuta, ma che per me ha un grande significato, l'ha sempre avuto. Un vescovo del secondo secolo, Teofilo di Antiochia, era un vescovo al quale i pagani, che erano la maggioranza all'interno dell'impero romano, chiedevano: ma sai tu mostrarci il tuo Dio, il Dio cristiano? E Teofilo di Antiochia con molta intelligenza ha risposto a quei pagani: bene, io posso mostrarvi il mio uomo, e mostrandovi la mia umanità vi mostrerò anche Dio. Questa affermazione secondo me è straordinaria se la si comprende in tutta la sua profondità. I cristiani erano una minoranza perseguitata all'interno di tutto il Mediterraneo. I pagani si chiedevano qual era l'immagine del loro Dio. Teofilo nella sua risposta dice: vi do l'immagine del nostro Dio facendovi vedere l'immagine che noi abbiamo dell'uomo. In questo modo Teofilo rivelava come nel cristianesimo l'immagine dell'uomo, il modo con cui viviamo la nostra umanità, rivela anche l'immagine del nostro Dio. E questo è vero per due ragioni. Innanzitutto perché, secondo la nostra fede, Dio ha creato l'uomo a sua immagine e sua somiglianza. L'umano, il terrestre, Adam in ebraico, non dimenticate che Adam non è il nome di una persona. Adam è un aggettivo terrestre, tratto
tratto dall'Adamà, tratto dalla terra. Ebbene, Dio ha creato l'umano a sua immagine e somiglianza, l'ha così voluto, così plasmato, sicché l'umano è una creatura conforme a Dio, capax Dei, capace di stare in relazione con Dio, ma soprattutto capace di essere immagine di Dio nel mondo, nella storia, in una parola di essere l'unico vero rappresentante di Dio nella creazione. Questa verità è talmente decisiva che il comandamento sarà: tu non ti farai di Dio nessuna immagine. Ma attenzione, quando noi leggiamo questo comandamento, noi pensiamo subito che il problema è eventualmente la statua, l'idolo che sostituisce Dio. No, in realtà il comandamento va più in profondità. Tu non ti farai nessuna immagine di Dio, perché l'unica immagine di Dio, voluta da Dio, posta da Dio, è l'uomo, è l'umano, è il terrestre. E non ci possono essere altre immagini di Dio, se non quella che sta in ogni uomo, in ogni donna, in ogni soggetto di umanità. Questa immagine, hanno poi insistito i padri cristiani, i padri della Chiesa, è un'immagine, innanzitutto, che rifletteva il Figlio di Dio nella vita divina. C'è un'immagine straordinaria che ci viene trasmessa da Gregorio di Nissa, il quale dice che Dio, plasmando Adamo, guardava l'immagine di suo figlio. Per cui l'uomo, l'Adamo, è immagine del Figlio di Dio, e quando il Figlio di Dio verrà per essere il secondo Adamo, sarà solo la pienezza di quella immagine che nell'Adamo terrestre non si è potuta realizzare a causa del peccato. Ma non solo. Secondo i padri della Chiesa, questa immagine non può mai venire meno, non può mai essere distrutta. È un'immagine che permane indelebile in ogni uomo, in ogni donna, qualunque sia il suo peccato, qualunque sfiguramento di sé l'umano possa operare, perché anche nella situazione di misconoscimento di Dio, o nel linguaggio cristiano di peccato, l'umano perde la rassomiglianza con Dio, ma l'immagine mai. Non so se avete mai pensato questo. L'uomo peggiore perde la rassomiglianza con Dio, ma l'immagine di Dio resta indelebile anche nell'uomo più delinquente fino all'ultimo momento della sua vita. Il che significa che quella persona sarà sempre capace di essere immagine di Dio, sempre sarà capace di essere soggetto della grande dignità umana, sempre sarà capace di vedere ciò che è bene e ciò che è male, fino alla sua morte. Questo significa dare all'uomo una dignità che è davvero la stessa di Dio. Se l'immagine di Dio permane indelebile, allora Dio resta sempre nell'uomo come una possibilità, affinché l'uomo stesso si interroghi sulla propria difformità rispetto a come Dio l'ha voluto e pensato.
ne consegue una prima ragione, per cui l'uomo con la sua umanità, un'umanità limitata, un'umanità fragile, un'umanità mortale, è sempre un rimando a Dio. L'immagine rimanda al soggetto che vuole riflettere e riprodurre, e di conseguenza non si può parlare dell'uomo nel cristianesimo senza conoscere il Dio di cui l'uomo è immagine, e non si può conoscere Dio senza guardare l'uomo, l'umanità. Dobbiamo insomma fare nostre le parole, tuttora estremamente attuali e troppo a lungo dimenticate negli ultimi decenni, di Paolo VI, quando le pronunciò a Betlemme, rivolgendosi agli uomini. Paolo VI ebbe il coraggio di dire: noi guardiamo al mondo con immensa simpatia, e se il mondo si sente estraneo al cristianesimo, il cristianesimo non può mai sentirsi estraneo al mondo. Parole, sì, ma che dicono la responsabilità del cristiano rispetto all'umanità e rispetto al mondo. Ma per noi cristiani c'è un'ulteriore ragione, o meglio, questa verità creazionale viene approfondita e pienamente compiuta nell'evento dell'umanizzazione di Dio in Gesù di Nazaret. Gesù è la parola di Dio fatta carne, è il figlio di Dio fatto uomo, è il figlio dell'uomo nato da una donna. È un uomo che è stato in tutto uomo come noi, avendo conosciuto la nascita, la vita, nel suo crescere, nel duro mestiere di vivere e infine la morte. Vero uomo, radicalmente uomo, totalmente uomo come noi, e la sua umanizzazione appare il compimento del disegno creazionale. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo quando definisce Gesù il Figlio come primogenito di ogni creatura. Prototokos pases kriseos, primogenito di ogni creatura. Gesù è il primo generato tra tutte le creature dell'universo, per mezzo del quale, in vista del quale, tutte le cose sono venute all'esistenza, Colossesi 1,16. All'uomo Gesù si riferisce l'uomo tratto dalla terra, l'Adamo creato e modellato secondo l'immagine del Figlio. Ne consegue che fin dalla sua creazione l'uomo è stato pensato a immagine del Figlio ed è stato dotato di quanto è necessario per vivere la sua vita umana come il Figlio Gesù l'ha vissuta nei giorni della sua vita mortale. Possiamo dunque affermare che alle domande: quale immagine dell'uomo? Quale immagine di Dio? La risposta cristiana in modo lapidario dice: immagine di Dio e immagine dell'uomo è soltanto Gesù di Nazaret. È la verità cristiana. Alla prima domanda, quale immagine dell'uomo? Il cristiano può solo rispondere indicando Gesù, non a caso presentato dal quarto Vangelo
come l'uomo per eccellenza, l'uomo vero, autentico, come Dio l'ha pensato, l'ha voluto, l'ha creato. Ed è significativo che il quarto Vangelo, che il sigillo agli altri precedenti, abbia il coraggio di dire che il vero uomo è quell'uomo che sta dando la vita per gli altri e che sta nel pretorio flagellato e sofferente, verso il quale addirittura il rappresentante del potere imperiale, Ponzio Pilato, secondo il quarto Vangelo, è come obbligato a dire: ecce homo, ecco l'uomo per eccellenza. Ma, attenzione, alla seconda domanda, quale immagine di Dio, il cristiano risponde: il Dio di Gesù Cristo, o meglio ancora, il Dio che Gesù Cristo ha rivelato, che Gesù ha narrato. Ecco perché Paolo dice, almeno in 3 sue lettere, che Gesù è l'immagine del Dio invisibile. Anzi, Dio non ha nessuna immagine. E mai Dio è stato visto, né da Mosè né dai profeti. Vi ricordo solo che quando Mosè chiede di vedere l'immagine di Dio, Dio dice: no, nessuno può vederla e restare in vita. Io proclamerò il mio nome davanti a te. Tu starai nella roccia, in una caverna. Io passando davanti a te dirò il mio nome. Il Signore, Dio, compassionevole e misericordioso, lento all'ira. Poi toglierò la mano e tu vedrai semplicemente la mia schiena. San Gerolamo, con la sua capacità latina, dice: et Moises vidit posteriora Dei. Lascio a voi di tradurre. Perché di Dio si può vedere non l'immagine, non il volto. E quando, attenzione, Israele fa il grande peccato, noi dovremmo imparare a leggere meglio la Bibbia in modo cristiano, mentre continuiamo a leggerla qualche volta con regressione di tipo giudaico, che è necessario ma va trasceso, perché poi siamo cristiani a leggere l'Antico Testamento, non più ebrei. Ma attenzione, quando c'è il peccato dell'immagine, dell'idolo costruito da Aronne, là c'è una confessione di fede ortodossa. Aronne dice agli israeliti, mostrando l'immagine in oro, argento e pietre preziose: attenzione, mi perdonino gli ebrei se dico questo, dicendo: ecco Yahweh, è il vero Dio, non è un Dio, non è Elohim, è il Signore, è il vero nostro Dio. Ma il sacrilegio, il peccato, fu proprio fargli un'immagine. Perché vedete, lo scandalo del cristianesimo è che Dio non ha un'immagine se non l'uomo. L'uomo di ogni tempo, di ogni momento, uomo e donna. Là dove io incontro un uomo, là c'è l'immagine di Dio. L'unica immagine che sia di diritto immagine di Dio nella fede cristiana. Prima di entrare ad approfondire di più questo tema, vorrei farvi un'ulteriore annotazione. Quando Giovanni Paolo II, nel primo documento del suo pontificato, disse che l'uomo è la via della Chiesa, vi ricordate questa espressione? Molti teologi sollevarono obiezioni, anche un cardinale italiano ora defunto, che sovente è sublimato, ma che è stato molto critico verso Giovanni Paolo II su questi temi.
dicendo che in realtà la via della Chiesa è Gesù Cristo, perché Gesù Cristo disse: io sono la via, la verità e la vita. Ed è certo, Giovanni Paolo II non sconfessava questa autopresentazione chiriale di Gesù, ma diceva comunque che per andare a Dio, nella misura in cui si passa attraverso Cristo, nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. In Gesù Cristo si incontra l'uomo, dunque l'uomo è la via della Chiesa. E non si può fare una confessione di Cristo senza confessare, accogliere la sua piena umanità. Questo certamente resta scandaloso. Giovanni Paolo II, secondo me, ha ripreso quel percorso abbozzato da Teofilo di Antiochia, a partire da ciò che è visibile, a partire da ciò che è il concreto, l'umanità, si può risalire a Dio, ma in quell'umanità c'è proprio Gesù Cristo, Gesù di Nazareth. E allora a questo punto nell'approfondimento, innanzitutto quale immagine dell'uomo? Dio ha voluto e creato l'uomo e secondo la testimonianza delle scritture gli ha parlato nei tempi antichi molte volte in diversi modi. A sua volta l'uomo, costituito partner davanti al suo creatore, trova la vita nel realizzare la volontà di Dio. Via della vita, oppure imbocca una via di morte. E l'Antico Testamento, nella sua triplice natura di insegnamento, di annuncio di un compimento e di sapienza quale ricerca umana, vuole fornire all'uomo la possibilità di vivere in pienezza. Questo anelito di pienezza, di beatitudine, di felicità, è espresso attraverso il termine che tutti ormai conoscete, shalom, che non indica pace, ma indica la vita riuscita, in abbondanza. Una comprensione riassuntiva di questo messaggio porta ad affermare che l'uomo compiuto, l'uomo autentico, è colui che amando Dio con tutto il cuore, con tutta la vita, con tutte le sue forze, ne realizza la sua volontà. E la volontà di Dio è che si ami l'altro, chiunque altro, chiunque si incontra, il prossimo come se stesse. Ma procediamo con ordine. La scrittura ci offre un'antropologia attraverso la quale appare il progetto uomo che Dio e l'uomo si prefiggono di realizzare insieme. A tale proposito occorre prestare attenzione a una finezza esegetica che non vuole essere sfoggio di erudizione, ma secondo me un'indicazione carica di senso. Voi sapete che al momento della creazione Dio dice, quasi ragionando tra sé, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Molti pensano che questo facciamo, che è la prima persona plurale, sia un plurale maestatis. Ma guardate che il plurale maestatis non esisteva nella Bibbia. Questo l'ha inventato eventualmente più tardi l'impero romano e poi l'ha usato la Chiesa. Ma allora già i rabbini si chiedevano perché facciamo? Dio è uno. Attenzione, stiamo attenti a non fare la spiegazione troppo facile. No, è nel consesso della triunità di Dio che si dicono l'uno all'altro le persone facciamo. Anche questa è una lettura dei padri, ma non è certo una lettura che è contenuta in Genesi 1,26. Ma il fatto che Dio dica facciamo l'uomo, usando il plurale,
Questo significa, secondo tutti i rabbini, che è come dicesse: facciamolo insieme, io e te creatura, e te uomo che sto plasmando, è insieme che possiamo fare l'uomo. Perché l'umanizzazione la vuole Dio, ma è un cammino che non si può fare senza che l'uomo voglia umanizzarsi. C'è una bellissima frase di un padre della Chiesa, come sempre un po' criptica, ma che secondo me è straordinario, Massimo il Confessore, è un padre che purtroppo è di una tale difficoltà in greco che effettivamente neanche le traduzioni si stanno facendo. Massimo il Confessore dice: l'uomo è stato creato creatore. L'uomo è stato creato creatore. Ed è proprio insieme, Dio si rivolge all'uomo e dice: facciamo l'uomo, ti propongo un cammino per essere a mia immagine e somiglianza, un cammino che dobbiamo fare insieme. E per esprimere sinteticamente quest'uomo che realizza questo disegno in pienezza, certo, la scrittura usa tanti termini, tra i quali è significativo il termine tzaddik, il giusto, dove, attenzione, il giusto non va pensato nei nostri termini giuridici, ma il giusto è colui che sa instaurare con gli altri rapporti di responsabilità. Questo è il giusto secondo l'Antico Testamento. La tzedekà, la giustizia, è questa capacità di vivere i rapporti con gli altri. Di conseguenza, poi, è chiaro che si declina innanzitutto in giustizia, come si declina in eguaglianza, come si declina in libertà, e di conseguenza ne verrebbe fuori la fraternità. Ma questa capacità è una capacità che l'uomo ha, alla quale è sempre richiamato da Dio. Ma è significativo ancora di più che proprio con l'incarnazione, con l'invio di suo figlio, Dio voglia presentare l'uomo per eccellenza. E voi tutti forse sapete che il primo titolo cristologico che è stato dato a Gesù, prima delle varie formule, è stato Gesù il giusto, di Caios. Vi do due esempi senza farvi un curriculum di citazioni. In Luca, quando Gesù muore, il centurione dice: costui era veramente un uomo giusto. La prima predica che Pietro fa dopo la Pentecoste è: voi avete ucciso il giusto. Questo è il primo titolo cristologico. Poi è venuto anche il titolo di Messia, il titolo di figlio di Dio, il titolo di Signore. Ma il primo titolo è stato, era un giusto. Anzi, il giusto per eccellenza. Allora noi comprendiamo come in Gesù ci sia stato dato davvero una identità precisa dell'uomo, una vera immagine dell'uomo, ma che non è l'uomo individuo isolato, è l'uomo nel tessuto dell'umanità e della storia. E giunti a questo punto, possiamo porci la domanda cruciale: perché allora Dio si è fatto uomo? La conoscete tutto, il Cur Deus Homo di Anselmo di Aosta. Perché? Questo interrogativo che è risuonato ininterrottamente per tutti i secoli della riflessione teologica cristiana ha ricevuto sostanzialmente un'unica risposta in due forme distinte, non contraddittorie, una nell'Oriente cristiano, l'altra nell'Occidente cristiano.
Nella tradizione cristiana orientale si è imposta questa espressione a partire da Atanasio di Alessandria e poi tutti i padri. Perché Dio si è fatto uomo? Sapete qual è la risposta? La risposta di Atanasio, la risposta di Basilio, di Gregorio di Nissa, di Gregorio di Nazianzio, di Crisostomo, di tutti i padri. Dio si è fatto l'uomo perché l'uomo diventi Dio. Questo è il cammino che ci indica l'Oriente, la theosis, questa divinizzazione, per cui l'uomo diventa Dio. Ancora Sant'Ireneo da Lione, ma era un padre greco, con forza diceva: noi non diventeremo i figli di Dio, noi diventeremo, saremo il figlio di Dio, il figlio. Nella vita divina saremo il figlio. Pensate l'inadeguatezza di certe formule che purtroppo ancora risuonano in un linguaggio giuridico assurdo quando si continua a dire che noi diventiamo figli adottivi di Dio. Spero di sentirlo mai da voi, perché non c'è nessuna adozione. In realtà noi siamo rigenerati ad essere il figlio. Ma se questa è stata la risposta dei padri orientali, in Occidente si è insistito di più sull'azione di salvezza operata da Gesù. E dunque si è affermato: Dio si è fatto uomo per salvare uomo. Allora, è chiaro che sono due ottiche differenti. Una che vede Gesù venire per darci la salvezza, l'altra perché noi diventiamo Dio. Io credo che è molto importante trascendere queste due espressioni. Dico trascendere, significa non negarle, ma andare oltre, con un'altra formula che vi propongo e che certamente tiene conto dell'Oriente e dell'Occidente. Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi veramente uomo. Non vi sembri una bestemmia? Ma in fondo il vero scopo della venuta di Gesù, lo dice Paolo nella lettera a Tito, che la si legge tutte le notti di Natale nella messa di mezzanotte, ma non ci si fa caso, anche perché la versione attuale italica sposta le cose. Ma si dice: si è manifestata la benignità del nostro Signore. Notate di nuovo qui San Gerolamo, lui dice: si è manifestata l'umanità, humanitas Domini nostri Gesù Cristo. Il che per Gerolamo è già un'interpretazione, non è fedele al testo greco, ma si è manifestata l'umanità di Dio. Questo è Gerolamo, il quale è venuto a insegnarci come vivere in questo mondo. Cristo è venuto a insegnarci a vivere come uomini, perché noi siamo sempre più uomini, perché noi facciamo un cammino di umanizzazione. E qui voi comprendete come il cristianesimo non può mai andare contro l'umanizzazione, e mai l'umanizzazione non essere nello spazio cristiano. Se il cristianesimo è veramente cristianesimo, è un cammino di umanizzazione, e se c'è un vero cammino di umanizzazione, questo non può contrastare il buon messaggio del Vangelo. Certamente qui occorre percepire tutto lo spessore del fatto che Dio si è fatto uomo. E io continuo a essere convinto che questo è l'unico vero scandalo. È l'unico vero scandalo che noi non accettiamo. Dico noi, ma anch'io, non accuso nessuno. Perché ci è quasi impossibile credere a un Dio uomo. Non fosse altro perché le religioni, e la religione è sempre una fabbrica per dare un'immagine a Dio.
E noi siamo scandalizzati da Gesù che sia semplicemente uomo. Ci scandalizza. Noi quando lo immaginiamo lo vogliamo nella potenza, nella forza, nel successo. E quando poi dobbiamo accettare la sua impotenza, il suo fallimento alla croce, il suo rigetto, e questo sì, intellettualmente possiamo anche usare le parole di San Paolo e dire: ma questa è la parola della croce, o logo sotostaurù, con la testa lo dico. Ma quando poi dovessi accettarlo nella vita giorno dopo giorno, io non so. Non voglio fare un'attualizzazione, ma guardate che in questi giorni in Italia sta avvenendo una vera e propria apocalisse, nel vero senso del termine, non come si usa il termine apocalisse, che lo si usa per dire catastrofico. Apocalisse significa sollevare il velo. Questo è un momento in cui si solleva il velo sulla qualità della fede dei cattolici italiani, più che mai. Tanto vero che noi oggi siamo andati in un cortocircuito tra i cristiani del campanile, li chiamo così, domani uscirà un articolo sulla stampa su questo tema, i cristiani del campanile, per i quali è caro il campanile, non il Vangelo, non Gesù Cristo, e gli altri che tentano, anche per la forza di Papa Francesco, di ricordare che Gesù Cristo è il Vangelo e il Vangelo è Gesù Cristo e non si scappa di lì. E vedrete nei prossimi mesi che le cose si aggraveranno in un conflitto, ma che è un conflitto, secondo me, una vera apocalisse che ci può rincrescere ma rallegrarci. Finalmente vien fuori se uno è il cristiano del campanile o se uno è un cristiano che si lascia plasmare dal Vangelo. Essere plasmati dal Vangelo significa accettare lo spessore dell'umanità che Dio ha assunto. L'ho già detto tante volte, credo che sapete che è un ritmo, io credo di aver dedicato la vita all'ecumenismo, ma sono anche capace di dire dei no chiari e non fare un ecumenismo facile. E quando si dice che il cristianesimo è un monoteismo, si dice una stupidaggine. Perché il cristianesimo è la religione di un Dio uomo. Ormai non possiamo più dire Dio senza l'uomo, perché in Dio c'è la carne umana di Gesù di Nazareth, nato da Maria. Certo, una carne glorificata, non certo il corpo di miseria, direbbe Paolo. Ma noi non possiamo più dire Dio senza l'uomo. Vi ricordo un'espressione straordinaria di Ippolito Romano. Noi sappiamo che il Figlio di Dio si è fatto uomo, sentite, traduco letteralmente, della nostra stessa pasta, uomo come noi siamo uomini, perché se non fosse così, invano ci avrebbe domandato di imitarlo. Se quest'uomo Gesù fosse stato di un'altra pasta da quella di cui siamo fatto noi uomini, come avrebbe potuto chiedere a noi uomini di comportarsi come lui si è comportato? Se lui era un Dio e non era anche un uomo, può pretendere che noi diventiamo Dio? Questo è un testo straordinario. La fede cristiana proclama dunque che Dio si è fatto uomo, che Dio è leggibile nella carne dell'umanità e l'uomo Gesù resta per noi l'immagine del Dio invisibile. E in Gesù di Nazareth, quell'uomo che poi è morto, attenzione, in lui, dice Paolo, abitava corporalmente tutta la divinità. Vogliamo pigliare sul serio queste espressioni che danno le vertigini? Tutta la divinità in quel corpo nato da Maria è finito in croce. Ecco, vedete allora che l'immagine di Dio ormai ci è solo data da Gesù. E voi sapete allora la finale del prologo di Giovanni?
Dio nessuno l'ha mai visto, ma il figlio exegesato ce ne ha fatto la spiegazione, ce ne ha fatto il racconto. Questo significa che noi cristiani abbiamo una sola immagine di Dio, quella che ci ha dato l'uomo Gesù. E se ci raccontano altre immagini di Dio, frutto di filosofia o frutto di alta teologia o frutto di alta spiritualità, a noi cristiani non devono interessare. Non devono interessare, altrimenti inquiniamo la nostra fede. Certo, questo è scandaloso. Ma è uno scandalo che le chiese hanno sempre patito e hanno sempre avuto la deriva doceta. Sì, Dio è venuto tra di noi, ma in apparenza era uomo. E questo per fortuna noi oggi ce lo troviamo nell'Islam, il quale Islam ci rimprovera, ma voi cristiani come potete guardare, dire che Gesù è stato crocifisso? Ma Gesù è stato figlio di Dio, non poteva finire in croce, ha avuto una bella fine. Vi leggo nella sura del Corano, perché questo è molto importante, questo testo, sura del Corano, quinta, dice, scrive Maometto, quanto a Gesù, non l'hanno crocifisso, non l'hanno ammazzato, ma arrivò qualcuno che gli rassomigliava come una goccia d'acqua mentre lui andava al Calvario. Coloro che discutono a tale riguardo si inseguono congetture. In realtà non l'hanno affatto crocifisso, ma è finito in croce un altro che gli rassomigliava e lui se ne andò per conto suo. Ma ha ragione. Ha ragione i musulmani, perché mostrano come davvero lo scandalo di un'umanità che sia Dio è quasi impossibile da accettare. Noi in realtà diciamo che accettiamo le scritture, ma non le conseguenze di un Dio il quale si è mostrato totalmente uomo. Ma di qui la conclusione. Se dunque la nostra umanità è immagine di Dio, se nella nostra umanità Dio, che l'ha assunta, ha mostrato pienamente la sua divinità in Gesù di Nazareth, noi qui comprendiamo la responsabilità che abbiamo di fronte all'umanità. Una responsabilità che ha tre elementi, e concludo. Il primo, noi non dobbiamo dimenticare una grande solidarietà. Siamo umani, siamo figli di Adamo, uomini e donne, appartenenti semplicemente all'umanità. Uguali in dignità, in una grande solidarietà. Giovanni Paolo II ebbe il coraggio di dire alla Curia Romana, quando la Curia Romana l'ha rimproverato per l'incontro ad Assisi nell'86, se vi ricordate, lo dico qui con forza, lui nel discorso alla Curia Romana alla vigilia di Natale disse: ma bisogna che ci ricordiamo che la vocazione ad essere uomini, la chiamata alla vita da parte di Dio è più decisiva che le differenti chiamate nelle vie religiose e alla stessa fede cristiana. Pigliate sul serio un'affermazione così. Questo dice la solidarietà ed è il primo aspetto della responsabilità. Seconda responsabilità, all'interno dell'umanità Gesù poi ha voluto identificarsi non solo nell'immagine che è in ogni uomo, ma quelli che tra i nostri fratelli sono gli ultimi, i più poveri, i sofferenti. Nessuno può negare che c'è questa identificazione forte nel Vangelo. Permettetemi di dire, Gesù ha vissuto, tra virgolette, come un monaco.
celibato, vita comune. Sappiamo che con ogni probabilità veniva da una di quelle comunità monastiche, lo ammette anche Ratzinger nella sua Storia di Gesù, è l'unica ipotesi che possiamo fare attorno al Mar Morto. Ma si è mai identificato con un monaco? Si è mai identificato con un sacerdote? Si è mai identificato con un dottore della legge? Ma sempre avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero straniero, mi avete portato in casa, ero malato, vecchio, siete venuti a visitarmi, ero nudo, mi avete vestito. Questa è la responsabilità. Non vi faccio discorsi filosofici perché credo, conoscendo Roberto Mancini, su questo vi ha parlato certamente del volto dell'altro all'interno di tutta la visione di Levinas come richiamo alla responsabilità. Ma in questo quadro Gesù Cristo, Gesù Cristo e Gesù Cristo. E noi non possiamo cancellare questo aspetto. È la responsabilità somma verso gli altri, ma tra gli altri veramente quelli che sono ultimi, sofferenti. Attenzione, sofferenze che non determiniamo noi, le conosce solo Dio. Non facciamo noi delle divisioni in una precomprensione, questi sono i malati, questi gli handicappati. Dio conosce perché ci sono persone che vivono nel dolore ultimi, anche se non appaiono tali, che nessuno li guarda, che non hanno mai una prova di essere stati amati, apprezzati o visti da qualcuno. Il problema, infatti, non è che Gesù ci ha detto amate i poveri, ama il fratello, avvicinati a lui, renditi prossimo come il samaritano. E quando sarai là ti accorgerai il bisogno che ha, e allora mi ritroverai là. Terza responsabilità, secondo me importante in questo momento, è che noi siamo in una grande gestazione di un nuovo cristianesimo. Non nel senso che ci sia una fede nuova o cose nuove da credere, ma lo statuto dei cristiani nella società oggi cambia, perché da cristianità, con tutti i limiti e con tutti, se voi volete, gli interrogativi, comunque da una società che era ancora ispirata dal cristianesimo, anche se non tutti erano cristiani, noi siamo la prima generazione in un mondo che non è più cristiano. Ma perché del cristianesimo gli importa niente, della Chiesa gli importa nulla. Fino a 30 anni fa quelli della mia generazione contestavano, adesso non contestano più la Chiesa, non gli importa più, come se non esistesse. Dio è diventata una parola addirittura ambigua che ricorda il terrorismo, i giovani non vogliono sentir parlare di Dio. Sta nascendo un cristiano che deve non solo essere minoranza, come sognavamo fino a qualche anno fa, le minorité agissantes, le minorité efficaces, la diaspora come lievito. No, si tratta di un cristiano il quale deve portare sulle spalle, per quanto gli è possibile, la responsabilità dell'altro e degli altri. E questa, vedete, Papa Francesco ci potrà essere d'accordo, no, sul suo stile. Ogni Papa ha il suo stile, io non sono di quelli che dice che per ogni Papa bisogna accettare tutto. Ma la testimonianza che lui dà e che ha ben capito è che in un mondo post-cristiano come il nostro o il cristianesimo ridiventa sale col suo sapore, o può essere solo buttato via dagli uomini. Ecco, su queste tre responsabilità noi giochiamo
non solo la nostra fede, ma la qualità dell'umanesimo cristiano. Grazie. Grazie, grazie, mi pare che l'applauso l'abbia detto anche meglio delle mie parole, quindi davvero grazie Enzo per l'amicizia innanzitutto e poi per la profondità delle tue parole. E, io penso che qualche tema che Enzo ha trattato o qui ha accennato suscita in noi un eco, per cui non ulteriori riflessioni, vi prego, siamo proprio al termine di questo percorso, ma domande brevi a cui è possibile dare qualche risposta in modo tale che appunto Enzo possa approfondire qualche aspetto che ha toccato, sarebbe utile. Come abbiamo fatto in questi giorni, chi intende intervenire si viene da questa parte, si mette in coda. Solo insieme si può aprire una bottiglietta d'acqua. Abbiamo provato in due, lui ha dato anche una giustificazione, ma finché non è arrivato un ingegnere più giovane di tutti. Buonasera. Salve, mi dica. Posso rivolgere una domanda? Si ha seguito l'incontro? Sì, perfetto. Della comunità di Rocca Sant'Angelo, famiglia di Betlemme, una comunità di laici. Ho avuto l'onore di parlare con Enzo Bianchi. Quando ho citato questa quarta o quinta sura del Corano, in cui si nega una realtà che, diciamo, il mondo laico non nega più, che Gesù sia morto in croce, no? E va bene, dirai, non crederai che è risorto, ma che sia morto in croce, Maometto ha il coraggio di negarlo. Però dopo, a proposito di queste responsabilità, sfumare la differenza, vi parlo un ex agnostico che ha creduto in Dio all'amore di Dio quando ha capito che Dio è morto in croce. Per me la croce è ineliminabile. Allora ho difficoltà a rapportarmi questi incontri di preghiera con l'islamico, con l'islamico che nega Gesù morto in croce, o con l'imam ho difficoltà perché la croce di Cristo non è un optional. Quindi non è per dire io sono qui e tu sei là, no, io sono pronto a passare le notti intere a dirti perché puoi credere che Gesù è morto in croce e risorto, ma farne una questione di secondo mi sembrava quasi, se permetto, quasi una contraddizione tra tenere ferma la croce, lo scandalo della croce, il nucleo del messaggio cristiano. Faccio parte di una comunità nata da un uomo, non credente, Marcello, cioè un profeta umbro, che cominciò a pregare dopo un evento di caccia al trasimeno, ma se sei Dio, sei padre, sei amore, non parli a un figlio? La risposta: ha visto Gesù, l'immagine di Dio. Allora, ecco, per me, se poteva chiarire, questo fatto, non dobbiamo tenere ferma la croce di Cristo, proclamarla, proclamiamo la tua morte, Signore, a chi? Agli islamici. Annunciamo la tua risurrezione a chi? Agli ebrei. In attesa del tuo ritorno, chi? Noi cattolici che non aspettiamo più che ritorna. Colpiti da un'insolita timidezza, i partecipanti al 73° corso, quasi in uno stato ipnotico, non riuscivano più a proferire domande. Ma si appropinquava lì da distante, come si dice, Ilaria, che... Prego. Io ho molta difficoltà, devo dire, ad avere una fede totale in un Dio benevolo che protegge i deboli. Perché il mondo visibile
cioè quella parte del mondo creato che io riesco a percepire, mi rivela una natura dove il debole soccombe, dove l'unico meccanismo di nutrizione è la sopraffazione, e mi rivela anche tali e tante di quelle atrocità e ingiustizie che, per quello che vedo io, avvengono continue, enormi omissioni di soccorso. Io voglio credere in un Dio benevolo e devo dire che nella mia vita personale ne ho fatto continuamente l'esperienza, ma quando vedo quello che succede nel mondo animale e quello che succede a tante persone vittime di torture indicibili e peggio, rimango estremamente smarrita. C'è chi vede in Dio la quintessenza del bene e solo bene, e chi vede in Dio la coincidenza degli opposti e ciò che abbraccia il bene e il male e al di fuori del quale nulla esiste. Mi aiuti a credere nel Dio completamente buono. Mi interessava porre una riflessione sulla Chiesa. Siamo in un momento in cui le certe certezze stanno crollando. Il passato si ripresenta con una logica completamente differente alla luce di eventi che cambiano. Il vittimismo di una situazione economica che è trasversale, violenze dall'altra parte, Islam che ha il suo percorso. A questo punto, per un cristiano l'elemento fondante, l'elemento di riferimento, il punto di riferimento è la Chiesa, ovvero sia l'istituzione. Ma proprio qui che sorge la domanda. Questa istituzione, che di per sé stesso dovrebbe essere l'elemento di garanzia, di certezza, la traccia su cui il cristiano percorre, la sentiamo molte volte distante, certamente non sempre, ma per certi versi distante. E allora a questo punto la domanda è questa: c'è veramente questo percorso nella Chiesa o la Chiesa arriva troppo tardi, e quando arriva troppo tardi arriva in un momento in cui probabilmente è già passato il momento di criticità? Grazie. Io sono Vittorio. Mi ha colpito quella interpretazione del testo di Genesi a cui lei faceva riferimento. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi questo parlare di Dio con l'uomo, quindi Dio che crea l'uomo come creatore. Bene, c'è un argomento che è molto presente nel dibattito ecclesiale, anche extraecclesiale, che riguarda la legge naturale. E se veramente, anche perché il termine creatura e il termine appunto natura sono dei participi futuri, no, che si aprono, creatura è qualcosa in divenire, anche natura, no? A me appunto fa, cioè, secondo me appunto questo problema della legge naturale è centrale, perché forse non abbiamo capito che cos'è natura, non sappiamo che cos'è appunto natura umana. E allora, in che modo l'uomo può collaborare a questa creazione mantenendosi all'interno della legge cosiddetta naturale, utilizziamo questa, e quando si può parlare di contronatura? Continuiamo con le domande? Sì, forse. Comincio perché altrimenti... Quest'ultima. Ce n'è ancora una. Ecco, giustamente diceva che anche se noi amiamo l'ecumenismo non dobbiamo avere paura di mettere in luce poi lo specifico cristiano, no?
Infatti diceva, sì, noi non possiamo non considerare e non partire anche dal Primo Testamento, ma poi lo dobbiamo leggere in una prospettiva cristiana, no? Per alcuni questo può creare un problema, ma io mi pongo una domanda un po' retorica, ma che pongo anche al dentro. Ma se in fondo poi il nostro fine appunto è l'uomo, e se in fondo è la responsabilità che abbiamo nei confronti dell'uomo, nei confronti dell'altro, come insegna o non insegna appunto un altro poi grande ebreo che è Levinas, beh, a questo punto, se il nostro riferimento è l'uomo, anche tutti i problemi che ci possono essere, fra virgolette, di natura teologica o d'altro, con gli ebrei, sono anch'essi superati, perché è proprio sull'uomo che ci possiamo incontrare anche con loro e poi ovviamente anche con gli islamici, o no? Le domande sono tutte in realtà delle domandone, e rispondere velocemente certamente non è facile. Inizio da quest'ultima. Credo che abbia ragione. Se ciò che è decisivo è l'umanità, noi dovremmo soprattutto tener conto dell'umanità più che delle varie espressioni teologiche. E questo è verissimo, è verissimo. Però in realtà c'è anche da affermare un'altra cosa, che nelle nostre ricerche della verità umana noi finiamo anche per cercare una certa verità in Dio. Le due cose non dobbiamo pensarle che sono su piani molto diversi e si influenzano in modo molto importante. Cerco di fare un esempio, se riesco a spiegarmi. Dire che Dio è uno è importante, è decisivo, ma questo fa sì anche che si abbia poi una serie di derivazioni molto pratiche, anche all'interno dei nostri rapporti o all'interno di quella comunità che noi vogliamo costruire. Per cui uno può dire, ma sì che Dio, Trinità, in realtà sono cose che di fatto, per chi legge in profondità, vede che hanno plasmato molto. Se la Chiesa Cattolica, ad esempio, ha preso un aspetto monarchico nel papato, nell'episcopato, in tutte le istituzioni, è certamente dovuto al fatto che non ha avuto la possibilità di avere uno sviluppo plurale, sinfonico, come l'Oriente, che non è stato così cristologico, ma affermando la comunione della Trinità ha creato certamente una sinfonia plurale che noi non abbiamo. Perché l'Oriente, ad esempio, per lui l'autorità è sinodale? Perché c'è proprio questa sinfonia del camminare insieme. Perché in Occidente finora l'autorità è sempre stata monarchica? Dai vescovi agli abati al Papa. Perché oggi noi sentiamo il bisogno, come dice Papa Francesco, che ci sia primato e sinodalità? Per cui la formula oggi di dialogo teologico è: non c'è primato senza sinodalità, non c'è sinodalità senza primato. Il cammino che ci attende tra noi, gli ortodossi, ma anche le chiese. Quindi vedete che certe formule che sembrano solo intellettuali, speculazioni, poi in qualche misura plasmano le nostre vite. Quindi questo non deve impedire il dialogo, perché il dialogo io lo devo fare con tutti gli uomini,
E quando io dicevo attenzione, ecumenismo va fatto, ma non bisogna annacquarlo negando la differenza. Io ho paura di quelli che negano le differenze, perché a un certo punto è negare la possibilità di un cammino e di una propria soggettività. Questo secondo me è un rischio anche culturale che oggi viviamo nell'Occidente. Non ci sono differenze, siamo tutti uguali, però poi cosa ne viene fuori? Un appiattimento, ne viene fuori un'omologazione terribile che è tipica delle società del benessere e consumistiche nostre. Per gli altri temi invece cerco di andare senza ordine, ma ricordando le cose. Il tema della legge naturale. Dovete, su questo tema, cercare di capire al di là di quelli che sono gli slogan che sovente vengono detti qua e là anche negli ambienti ecclesiali. Dovete avere un po' pazienza, perché non tutti sanno neanche che cosa sia la legge naturale. Perché la Chiesa ci tiene a questa espressione? Non è che la Chiesa dica nella natura ci sono delle leggi, non so, la legge per cui la fotosintesi clorofilliana, e quindi o si fa così o niente. La Chiesa vuol dire che all'interno dell'umanità, così differente per culture, per secoli, per terre, per lingue, c'è un alfabeto comune. Un alfabeto comune etico. Questa, alla fin fine, è la legge naturale. Non vuole dire altro la Chiesa. Non pensate che siamo ancora in un positivismo in cui davvero le leggi della natura sono quelle che devono regnare. Il problema è, tra tutti gli uomini, le diverse razze, le diverse religioni, le diverse etnie, le culture, abbiamo qualcosa che ci accomuna di etico sul quale diciamo questo è bene e questo è male? Questo c'è, perché se non ci fosse, allora che unità avrebbe l'umanità? Allora saremmo specie differenti di animali. Allora, indicato questo, poi tutto diventa più complicato e bisogna avere la pazienza volta per volta di entrare nelle situazioni. Vi faccio un caso. Attualmente ci stiamo preparando al sinodo e il sinodo ha come tema la famiglia, e voi sapete, ogni tanto viene fuori l'espressione famiglia naturale. Ah, questa è una sciocchezza, permettetemi di dire, ve lo dico francamente. Bisogna aver pazienza con quelli che sono ignoranti. Perché? Ma no, vi spiego senza polemiche. Perché la famiglia, attenzione, è qualcosa che l'uomo ha costituito in maniera molto diversa. A secondo delle epoche ha avuto un'evoluzione. Non c'è una legge della natura sulla famiglia. Allora mi dite perché i patriarchi avevano più mogli, ne avevano 7? Perché noi abbiamo in certe culture la poliandria, una donna con molti uomini, oppure un uomo con tante donne? Cioè, la famiglia è una forma che la società si dà perché il tessuto sociale sia il più possibile fecondo e sia creatore di vita piena. L'evoluzione della famiglia è andata in Occidente a causa, attenzione, a causa dell'ebraismo, ma dovrei farvi subito delle specificazioni, a causa di Gesù Cristo, nel senso del matrimonio monogamico tra uomo e donna. Ma questa non è la famiglia naturale, questa è la famiglia secondo la rivelazione, secondo la rivelazione, è la famiglia secondo Dio. Non ci vengano a dire che questa è la famiglia naturale, perché allora devo dire perché in Polinesia c'è il matriarcato, c'è stato il patriarcato, la poliandria,
Ci sono addirittura state delle forme di famiglia in cui era lo zio, voi sapete, il quale aveva il compito di creare più figli al marito della moglie. Noi abbiamo tutti questi casi, ma noi come cristiani dobbiamo dire, la rivelazione ci dice che la famiglia, la rivelazione cristiana, che la famiglia è quella fatta da un uomo e una donna, aperta alla vita con dei figli. Questo sì, secondo Gesù, lui disse, nella mente del creatore, è stato voluto che l'uomo si unisca alla donna, i due saranno una sola carne, non divida l'uomo ciò che Dio ha unito, basta, questo è il cristianesimo. Non è già così l'ebraismo, perché nell'ebraismo ci sono due correnti, c'è Mosè che concede il divorzio, e tutti hanno la possibilità del divorzio, gli ebrei. I profeti erano contro il divorzio. È Malachia che fa dire a Dio, io odio il ripudio, io odio il divorzio. Poi questa porzione è andata a Qumran, nei testi di Qumran c'è quella posizione che l'ebraismo non ha, vi ripeto, non ha, ed è stata ripresa da Gesù Cristo. Ma non si può dire che neanche quindi questa forma è secondo la Bibbia, perché la Bibbia ha anche la forma del matrimonio col divorzio, di seconde nozze, Mosè le concedeva, gli ebrei continuano ancora adesso come al tempo di Gesù. Allora vedete, il problema è che sempre noi cristiani abbiamo paura a dire le cose come stanno e dire ciò che viene dalla rivelazione che ci ha detto Cristo non è quello che invece è accaduto nel mondo. È così, ci vuole questo coraggio. Quando poi, terzo tassello, si parla di natura, attenzione, noi uomini, forse è questo che tendeva la domanda del Signore venuto, per noi uomini la natura non esiste mai senza la cultura. Non esiste. Noi ce la possiamo sognare sui ghiacciai dell'Antartide la natura, ma non è neanche vero perché anche là finiscono le polveri che creiamo noi. Allora oggi c'è questo dibattito assurdo perché c'è sempre bisogno di un nemico, questo dibattito contro la teoria del gender. Ma guardate, ve lo dico io che ho 70 anni, sono un monaco, è tutta la vita che sento le persone. Una donna, Judith Butler, ha avuto 15 anni fa in un libro l'idea di dire che il sesso ognuno se lo sceglie e che non è dato da se stesso. Era una femminista, ha tenuto quella posizione. Lei stessa 3 anni fa ha sconfessato questo, dicendo non è così. Diciamo che c'è innanzitutto il dato biologico della natura. Uno nasce con dei connotati maschili e femminili. Poi certo, noi non sappiamo in che misura la cultura, gli incontri, le vicende della storia possono causare degli orientamenti sessuali differenti. Questa è la verità. Ma non pensate che sia vero che ognuno sceglie così. Ve lo dico io che tutta la vita che sento persone che vengono piangendo a dire ma io scopro che ho un orientamento sessuale differente, io scopro che ho questo problema, ho un corpo che non si sente come gli altri mi riconoscono maschile e femminile. Poveri ragazzi e povere ragazze, uomini e donne che piangono, che dicono ma mi dica devo operarmi, non devo operarmi, vi dico proprio le cose come stanno, ma che ne sarà psicologicamente? Insomma sono una minoranza verso la quale bisogna avere semplicemente ascolto e aiutarli ad avere un po' di speranza, non pigliarsela contro come se fossero davvero dei rifiuti della società. Questo è intollerabile, è intollerabile, è intollerabile, come uomini e come cristiani. Sono persone che soffrono e credetemi, non è una malattia, un virus che si piglia. Queste sono stupidate. Purtroppo la vita, ma lì
Ognuno dovrebbe dirsi, padre e madre, cos'è stato il mio atteggiamento? Che incontri gli ho lasciato fare? E chi può dirlo questo? Neanche lo psicanalista che vivono su questo vi sanno dire come vanno a finire le cose. Allora, un rispetto per questa gente. La cognizione che sono una minoranza e che non è che sia un virus in ideologia. Sembra che sia il marxismo, il grande nemico che si aggira per l'Europa e la teoria del gender. Ma non facciamo ridere. Insomma, vediamo queste persone. Io vorrei che quelli che ce l'hanno tanto andassero qualche sera davvero sui marciapiedi. State tranquilli, da monaci, da preti, da bravi, non a far altro. Ma a sentire queste persone, a sentire le loro sofferenze. Allora, io credo che anche lì dobbiamo capire che la natura è fondamentale, ma è anche vero che la cultura ci cambia. Il fatto che uno viva in una famiglia, a un certo punto perde il padre o perde la madre, ha certamente degli scompensi che alcune volte possono portarlo non magari a un orientamento sessuale differente da quello che aveva, ma ad esempio a essere incapace a sposarsi. Avete mai chiesto perché molti non si sposano? Quando poi semplicemente sono cresciuti in casa con un genitore solo, quindi l'immagine che hanno certamente riprodotto in sé non era quella della famiglia, non era quella di una coppia e sono incapaci a farla. Questa è la cultura che lavora con la natura. Non c'è natura pura e non c'è cultura pura. E credetemi, nessuno sa esattamente di dire o arrivare alla stupidità della percentuale. In quello lì la natura era che il 30%, ma poi la cultura l'ha portato totalmente. Non facciamo ridere. Poi la sessualità è un enigma a noi stessi. Ognuno guardi se stesso le difficoltà che la sessualità esprime in tutti noi. Non è facile capirci all'interno della vita. Noi dobbiamo passare dalle pulsioni della pubertà a una sessualità che sia disciplinata, che sia un'arte dell'incontro, dei corpi. Insomma, non c'è possibilità di dire qui c'è la cultura, qui c'è la natura. Nella nostra anamnesi possiamo tentare ognuno per sé, ma nessuno è sicuro di dire, dunque io so se sono così è per la natura o la cultura. E le scienze, quando si interrogano sull'orientamento omosessuale, non sanno dire, ogni tanto dall'America viene fuori, no, è ereditario. Poi due giorni dopo lo sconfessano e dicono no, ci sono dei cromosomi diversi, poi no, ci sono più ormoni. Insomma, anche lì, di nuovo, ciò che guardiamo nell'uomo, che cos'è? Che cos'è? Io ho paura che c'è troppa gente che vuole guardare negli altri il peccato. Io credo che noi, per responsabilità, siamo chiamati a guardare negli altri prima la sofferenza. Prima la sofferenza. E poi, se c'è il peccato, questo dobbiamo avere il coraggio della responsabilità. Ma prima vedo l'altro che soffre. Non sono uno spione per andare a vedere prima il peccato senza chiedermi come lui soffre. Altrimenti non si fa vita cristiana, non c'è misericordia di Dio, non c'è tessuto umano. Per la prima domanda, signora, mi creda, è impossibile risponderle. È una domanda che gli uomini si fanno da quando sono al mondo: se Dio è buono, come può permettere il male? Il problema è che Dio non è che permette il male, questa è di nuovo una locuzione. Il male c'è, Dio lo vuole vincere in Gesù Cristo, Dio ci promette che il male sarà vinto, Dio ci aiuta tutt'al più con lo Spirito Santo a vivere situazioni di male, trovando un senso alla vita anche quando la vita non può avere senso.
ma Dio non mi toglie il male, non mi toglie il cancro, non mi toglie la morte, non mi toglie il figlio handicappato, non può. Se potesse, allora sarebbe risolta la vita, non ci sarebbe più il problema di un'umanità libera, autonoma, ma ci sarebbe semplicemente un Dio che assorbe tutti. Quindi quella domanda lì Gesù non ha neanche risposto perché c'è il male, non lo sappiamo. Sappiamo che Dio vuole vincerlo e vuole vincerlo con noi e vuole nei nostri cammini difficili accompagnarci con lo Spirito Santo, il quale nella malattia, nella sofferenza, nella derelizione ci aiuta a trovare senso. E quando dico trovare senso, non una cosa intellettuale, ci aiuta a continuare ad accettare di essere amati e a tentare, di amare. Pensate solo quando voi usate la parola amore, quanto è difficile in realtà amare, quanto è difficile, ma non è farlo così come si dice, e quanto è difficile accettare che qualcuno ci ama. Ecco, il Signore se ci aiuta in questo ce ne dà vanto.